Ciao ragazze, eccomi tornata con un altro video. Questo è il video della My Beauty Box di aprile e mi è arrivata oggi e vado subito ad aprire la scatola con voi. Allora, aprendola trovo già il fogliettino lunghissimo come ogni volta che vado a leggere, al massimo vi riassumo. Questa box è dedicata appunto alle prime uscite fuori porta, dato che inizia a fare caldo, e alla festa della mamma, che è appunto in questo periodo. Ci sono un bel po' di prodotti elencati che possono esserci all'interno. Io vado subito ad aprirla con voi e vediamo che cosa troverò. Allora, la scatola è di nuovo quella lì magnetica, si apre appunto col magnete qui, e all'interno la velina questa volta è argentata. Andiamo a vedere cosa c'è. Allora, oltre alle solite brochure, questa penso sia per la ritenzione idrica, cosmetici, Equilibra, che penso tutte conoscete, è una marca che trovate nei supermercati, un buono sconto di Zalando, anzi due buoni sconti di Zalando, e adozione a distanza dei bambini che poverini non hanno una famiglia o che comunque fanno fatica a vivere nei posti sperduti del mondo, e se potete date il vostro contributo, perché è una cosa molto molto importante. Quindi, tornando alle altre cose, vado a vedere che cosa c'è all'interno della box. È bella piena, come potete vedere. Allora, subito vedo questo prodotto qui, per la bella, che penso appunto siano antirughe. Retinolo viso, trattamento antirughe. Io sono scocciata dagli antirughe, lo so, ve l'ho già detto e stradetto, vabbè, sono solo due perle. Qui dentro appunto spiega tutte le varie cose, bla bla bla. Questi sono gli ingredienti. Andiamo a vedere che cos'altro c'è. Un'altra brochure dei solari dell'Equilibra e un'altra brochure delle tisane dell'Equilibra. Questa box praticamente sponsorizzata Equilibra. Allora, c'è un burro cacao, Sticlabra al karité, non l'ho mai provato, anche perché penso che costi abbastanza, sicuramente sui 3-4 euro, che per un burro cacao è abbastanza, ed è così. Ha un buonissimo profumo, però mi sembra di quelli molto corposi, vedete che è opaco. Quindi non so, io quelli molto corposi non è che li sopporti molto, tipo quello della Veleda che avevo trovato, che è troppo burroso, è proprio un pastone sulle labbra, non mi piace più di tanto. Questi sono gli ingredienti, teoricamente dovrebbero essere buoni ingredienti, qui c'è tutto scritto cosa contiene, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'è una maschera viso nutriente, anche qui c'è scritto anti-aging, però le maschere comunque le utilizzo volentieri. C'è 40% di aloe vera, c'è scritto argilla therapy, quindi probabilmente contiene argilla. E qui appunto ci sono gli ingredienti. E contiene acido ialuronico, vitamina E, C, burro di karité, allantoina, argilla caolinica e aloe vera, senza parabeni, senza petrolati e senza allergeni, delicatamente profumata. Vado a vedere la consistenza. Io il profumo non lo sento quasi nemmeno, quindi la consistenza è subbia, è una crema, una maschera bianca, quindi penso contenga argilla bianca, non lo so. Poi una serie di vari piccoli campioncini. Allora, c'è questa, una salvietta delicata struccante viso e occhi col 20% di aloe vera, che forse sono quelle che avevo già comprato, ma non andavo matta perché mi brucicchiavano la pelle un pochettino. Questi sono gli ingredienti.
Poi la crema solare viso anti-age protezione 30, che è quella che io utilizzo ogni anno. Io praticamente ogni anno che devo comprare la protezione 30 la compro dell'Equilibra, però non per il viso ma per tutto il corpo, appunto. Invece questa è specifica per il viso, sicuramente mi potrà essere utile, soprattutto alle prime esposizioni. Questi sono gli ingredienti. Io mi ci sono trovata sempre bene. Certo è che io ho la pelle molto delicata, non parto dalla 50, fortunatamente uso solo la 30, però è già alta. E poi c'è uno shampoo, anzi ce ne sono due. Due shampoo anticaduta fortificante, per capelli forti rigenerati, aloe argan e keratina, con complesso vitaminico e proteine della soia. Qui ci sono gli ingredienti. Ditemi voi se sapete se sono buoni o meno. E questo è quello che contiene. E ce n'è due, appunto, due bustine da 8 ml l'una, che dovrebbero bastarmi per fare lo shampoo. Si spera. Poi un'altra salviettina struccante. Contiene sempre gli ingredienti, quella di prima che vi ho fatto vedere. E poi andiamo ai pezzi forte, diciamo, della box. Allora, sempre dell'Equilibra, c'è aloe doccia sole, dopo sole, pelle abbronzata, protegge l'abbronzatura ed è in travel size, che è molto molto comodo. Ed è un gel delicato per lavare la pelle quando siamo abbronzate, appunto. C'è scritto che contiene lo speciale complesso vegetale Unipertan, se si legge così, che attiva la produzione di melanina. Questi sono appunto gli ingredienti. Ce n'è 100 ml. Ha un buonissimo profumo. Non saprei descrivervelo, ma mi piace un sacco. Buono, buono, buono. Non vedo l'ora di poterlo usare adesso, prima che ci si abbronza, passerà un po' di tempo, però vabbè, inizierò ad utilizzarlo, spero, il prima possibile. Poi c'è una spugnettina, praticamente, di quelle per fare lo scrub, che devo andarvi a leggere di cosa è fatta perché non me lo ricordo, anche se l'ho letto prima. Allora, cuore di lufa, guanto in luffa, fibra di zucca in grado di esfoliare perfettamente la pelle del corpo eliminando le cellule morte e le impurità. Va bene prima dei trattamenti ed è fatto così, è ruvido, come potete vedere, forma di cuoricino con questo elastico. Lo trovo veramente carino. Infine ci sono gli ultimi due prodotti che sono due cosmetici. E sono... Ah, questi cosmetici ho letto che contengono zaffiro, dei pezzi di zaffiro, infatti si chiamano Zephyr e si trovano in farmacia. Questo è un gloss, il Tempting Gloss, che è un gloss trasparente, semplicissimo. E vediamo se riesco a sentire il profumo che ha. Non riesco a sentirlo. Questo tipo di fragola. Caramella. Mi ricorda più che altro uno sciroppo che prendevo quando ero piccola, che non è che mi piacesse granché. Però spero di sbagliarmi. E poi un fondotinta. Adesso voi vedete la mia pelle e vedete questo fondotinta. Quanto è scuro. E la tonalità. Velvetage fondotinta, tonalità 209. Andiamo a vedere. Questo è il colore. Adesso vi faccio vedere una bella cosa. Ne provo pochissimo, ma sulla mano. Che veramente è scurissimo. Io ho compilato il profilo, ma faccio vedere che colore risulta. È molto scuro per la mia pelle, come potete vedere. Neanche da abbronzata credo di arrivare a questa tonalità. Magari me la sogno. Comunque, leggiamo che cos'è Velvet Touch. Fondotinta dalla texture piacevole e delicata, facile da stendere. Per le carnagioni più scure, per ottenere un effetto abbronzato, consigliamo di applicare con un pennello una spugnetta su tutto il viso, lavorando il prodotto fino a stesura omogenea. Per le pelli più chiare, consigliamo di creare un perfetto contouring, applicare sui zigomi e lato del naso, sfumando bene il prodotto per scolpire il viso con zone di luce ombra. Sì, a me sembra scuro anche per fare un po' di contouring, però vabbè, proveremo e vedremo. Ha un profumo gradevole e la consistenza a me sembra setosa alla fine. Vabbè, comunque, questi erano tutti i prodotti
che ho trovato nella mia box. Non ce n'è più. Ah, volevo farvi vedere le unghie, vabbè, adesso ormai sono totalmente devastate, ma guardate che bello questo sticker a forma di gattino, troppo carino, mi piace un sacco. E questo è uno smalto di Kiko, non ricordo bene il colore, il nome, comunque se poi vi interessa ve lo faccio sapere. E a parte le unghie devastate tipo questa, ma queste unghie ormai così. Ah, tra l'altro vorrei chiedervi un consiglio. Secondo voi perché quest'unghia... Aspettate, se la mette a fuoco. Vedete che mi si sbecca in quel punto qui praticamente, fa un taglietto, vedete? Fa questo scalino, un taglietto, mi si sbecca lì, è come se ci fosse una riga su tutta l'unghia, praticamente una riga biancastra tipo, ma si vede poco. E sempre in quel punto mi si spezza, infatti quest'unghia è l'unica che non riesce a crescere, vedete? Le altre sono lunghe, questa invece è piccolissima. E adesso mi si spezzerà sicuramente, perché vedete, vedete quella righetta lì in mezzo proprio, sì, la vedete. Se voi sapete perché mi succede e cosa potrei fare per evitarlo, oltre al fatto che quest'unghia si sfalda sempre, mi fate una cortesia, me lo scrivete qui sotto, grazie. E ora io ho la mia faccia devastatissima da una giornata di lavoro. Vi salutiamo. E se volete iscrivetevi al canale e alla pagina Facebook per rimanere in contatto con me. Io vi ringrazio ancora per tutte le iscrizioni, siamo più di 700 e non mi sembra vero. Siete veramente dolcissimi a iscrivervi al mio canale e vi ringrazio tantissimo. C'è un giveaway aperto sui prodotti Aquilina, quindi se volete potete partecipare al giveaway che se non erro scade alla mezzanotte del 28 di aprile, quindi potete ancora partecipare e ve lo lascio nell'info box. E niente, io vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!